Oh! Scusa, ma lei in mezzo a così a guardare il vuoto in mezzo alla strada, no ragazzo, da solo in mezzo alla strada. Ma che ne sai? Aspetta, magari è stato confusionale. No, durante l'11 miglia, che noi neanche dovevamo scendere in tempo. Della famiglia del paranormale, come ben sapete, oggi è un periodo, questo è un periodo molto particolare, no? È Halloween e ovviamente noi non è che potevamo starcene a casa. Abbiamo deciso di riprovare le 11 miglia in una strada che non è frequentata da nessuno, perché hanno tutti paura di questa strada. Ragazzi, quella macchina senza motivo ci ha fatto i fari. Sono morte delle persone a causa di diversi incidenti e infatti si verificano strani fenomeni, tra cui macchine che si spengono, motori che impazziscono, eccetera eccetera. La gente ha paura di passare di qua. Tu devi sapere che qualche giorno fa qui c'è stato un altro incidente, motivo per cui il ragazzo ci aveva detto di venire qui e fare l'indagine a bordo strada, perché c'è proprio il punto dove ci sono i fiori, eccetera eccetera. Però noi ovviamente gli abbiamo detto che noi, quando ci sono posti ma tanto strano ovviamente ci sono dei posti, qui c'è questo posto dove ci stanno i fiori, ovviamente al ragazzo gli abbiamo detto che non è giusto fare l'indagine proprio lì, perché poi c'è scritto il nome, non è giusto per le persone che sono i suoi familiari, visto che noi facciamo esperimenti sul paranormale e quindi non diciamo mai che c'è nulla di certo, quindi sarebbe ingiusto. Però abbiamo pensato bene, visto che in questa strada sono morte tantissime persone, abbiamo pensato di venire qui e fare le 11 miglia. Ovviamente non è che ci abbiamo pensato oggi, ci abbiamo pensato tanto tempo fa di farlo. Ed oggi, visto che Halloween, è il momento migliore, quindi adesso io direi di partire e vedere un po' quello che può succedere, seguendo ovviamente tutti i dettagli. Non è in sé solo le 11 miglia, ma è proprio il posto in cui siamo. È come se attraversassimo una valle di quelle peggiori mai possibili da incontrare. Sarà il nostro Caronte. Sì, Caronte. E ci porterà negli inferi di questo posto. Stiamo percorrendo il primo miglio. Come posto è peggio di quell'altro che abbiamo fatto la prima volta. Sì, cioè fa più caga sotto questo. Non so te, però mi fa più paura questo. È più pesante. Quando abbiamo iniziato, ragazzi, mi ha preso subito, non so, mentre parlavo, immediatamente ho sentito come se avessi un problema proprio a livello respiratorio. Cioè proprio. Che c'è lì? Il cagnolino che cammina. Cosa? Il cagnolino che cammina, che è una volta. Sì, no, ti ferma. Non ricominciamo con questa storia? L'altra volta l'ha fatto il cane. Vedi? È un cane. Ah sì, ma non è possibile che ogni volta che facciamo 11.000 c'è il cane. C'è davvero un cane? Sì, rosso come quello che ho visto l'altra volta. Io l'altra volta ti ricordi che ero uscito dalla macchina che ho visto? Appunto. Meglio che non vedo. Però vabbè, magari è della zona, magari deve, non era agitato. Noi ovviamente chiediamo agli spiriti di questa strada. Chiediamo agli spiriti che sono in questa strada di potersi palesare a noi. Questo perché vogliamo comunicare. Vogliamo capire cosa vi è successo. Ok, siamo adesso al terzo miglio. Voi notate qualcosa di strano? No, io ancora no. Allora, a parte che finora non è passata una macchina, solo adesso ne sta passando una. Da lontano. Infatti mi ha detto proprio sto ragazzo che
È stranissimo che abbia fatto l'incidente, proprio perché qua non ci passa mai un'anima viva. Cioè, questa qua è proprio una strada abbandonata a se stessa. Poi è sempre dritta, cioè. Perché ci fai i fari? Ci ha fatto i fari? Che non so. Non lo so. Ragazzi, quella macchina senza motivo ci ha fatto i fari. Tu l'hai ripresa? Sì. Senza motivo ci ha fatto i fari. Non hai ripreso, so, che faceva i fari? Sì, no, non so perché. Forse forse tipo. Cioè magari conosce sta strada, avvisa tipo qualcosa. Quella è la cosa strana. Cioè, stiamo andando. Ma però non stiamo andando pianissimo. Stiamo andando con precauzione, con prudenza, tutto a posto, com'è possibile che ci fai fare? Mica ha detto che è una cosa positiva che in questa strada vai piano, cioè. Questi corrono perché hanno paura, non andiamo a 2 all'ora. Per favore, se qualcuno di voi è morto su questa strada, può darci informazioni sulla sua morte? Sarebbe molto importante per noi. Comunque fa più freddo. Mi sei accorti che fa più freddo? Guarda il velo. Mi ha appannato. Però. Timo? Respiro male. Eh? Respiro male. Che vuol dire? Che vuol dire respiro male? Perché ha abbassato il finestrino? E poi mi senti meglio. Eh? No, è peggio, non si deve abbassare. Bruciano gli occhi. Eh? No, infatti non dici abbassa il finestrino. Bruciano gli occhi. Vabbè, rialza il finestrino. È vero, non potevo abbassare il finestrino. No. Alzalo. Ho capito, ma. Ci potevamo fermare. No. No. Ci potevamo fermare. Comunque, cioè. Guarda che stai qua, c'è una cosa. Che qua. C'è in mezzo alla strada qua? Che? Poi ho visto una cosa lì in mezzo. Non c'è più. Oh, mannaggia. Stava qua, oh, vicino a st'albero. Bro. Non lo so, ma che c***o è qua? Stava più vicino a st'albero. Ma che cosa? Non puoi rallentare. Mi fermo. No, non puoi rallentare. Stava qua, oh. Che cos'era? Non lo so. Oh, regà. Guarda, non so, sa come là. Quanto? Per favore, mi stai prendendo. Porco! Aspetta. Ma poi spariscono! Boh, non strano perché si sta appannando pure il vetro qua. Già è impazzoletto. Con una mascherina. Capito, ma se devo cercare la comunicazione. Oh! Che fatto? Si è spenta il motore! Ma no, riaccendo. Riaccendo che? Boh. Non funziona. Che vuol dire, scusa? Ma poi non si vede un cazzo. Si è spento tutto. Che c***o è successo? Oh, boh, si è bloccata pure la chiave. Che faccio? Che fai? Che devo fare? Non puoi scendere. Però ho capito, manco potevo rimanere qua. Eccolo, aspetta. Che cazzo è successo? Ci ho cagato proprio cagato in addosso. Cioè non riuscivo neanche a dire niente, ti giuro. Boh? Eh? Non cammina, vede così un po'. Ma c'è la benzina? Ho detto una cosa comunque. Eh? C'è la benzina? Oh. Eh? Non vi ho detto una cosa. C'è? Che vuol dire? Ti ricordi? Oh, la macchina? Non va. Percoso così. Ma che, ma non cammina? Si fa.
Prova a spegni, prova a spegni, aspetta. Ho capito, ma ora siamo fermati, abbiamo fatto tutte le cose. Che devo fare? Madonna, è tutto buio. Ecco, come arriva. L'incidente non era solo quello. Uno degli incidenti c'è stato ieri. Qua. Qua. Non qua, proprio qua. Molto più avanti, ma c'è stato ieri. Quindi praticamente è un posto fresco l'incidente. Però vedi che è vero che ci stanno i malfunzionamenti delle macchine e cose. Non camminava più. Sì. Prima si è spento, poi camminava. Ma che è? Ma la spia si è accesa. Solo il suono. Qual è la spia? Infatti ci sono. Non c'è. Ma lo sai che è questa? È cosa delle cinture, ma fino adesso non ha suonato. Sta massere sulla macchina. Io ce l'ho. Ce l'abbiamo tutti, no? Fa veramente caga sotto sta strada, raga. Ma che è il sesto miglio questo? Oh cazzo! Oh! Che c***o? Uno entra nel bosco io! Ho visto uno entrare nel bosco! Stava qua, stava! È tutta sfogata la videocamera mia! È tutta sfogata, guarda! Guarda, adesso no, era tutta sfogata per un secondo, frate! Io ho visto uno entrare nel bosco! No, ma se posso vedere, io ho visto uno! No, c'era una raga! Una qua! Una cosa incappucciata qua in mezzo. Ma l'hai vista te? Ho visto sì. C'era pure un coso illuminato qua. Vuole la striscia del pantalone. Ma chi era? Ed è ma è una persona. Sì. Sembrava una persona. Oh! In piedi. Stava in piedi. No, non si è mosso. La rete è chiusa. Io l'ho visto bene, ho pure ripresa. L'hai presa? Penso di sì. No, l'hai presa con la macchina, cioè l'hai spaventata. No, perché ha fatto. No, ma scusa, però scusami, se c'era una persona. Ma non si è mossa proprio! No, ma se c'era una persona dopo. Cioè, dove va? Dove va? Di qua di là non ti conosco. Ho visto uno entrare nel coso! Che è? No, raga, mi sto a cagare sotto. Ti dico che ho visto uno. Ma si stava in mezzo alla strada. Stava correndo! No, io non l'ho visto pure, io non l'ho visto. Frate, guarda, senti un attimo. Quando noi abbiamo fatto così, io subito mi sono girato a destra, no? Perché stavo al lato destro. Io non ho visto una correre. Cioè io me l'avrei visto qualcuno, una ragazza scappare. Di qua non c'è. Non c'è andata. Di là non è possibile, perché noi avevamo fatto così con la macchina, quindi l'avremmo presa, non può essere andata di là. Anche l'ho evitata, basta. Ma pure io, quello penso che l'ho ripreso. Ok! Oh! Voglio vedere davvero se l'ha preso. Sì, l'ho preso, l'ho visto. Sì. Muova là. Trova indietro! Che cazzo! Cioè, raga, questa è proprio la prova. Ma che è il sesto video? Guarda! Oh, guardalo! Lo vedi che è lì! A parte, scusate, ti rendi conto che quasi investire una persona? Ma me la sono trovata davanti, all'improvviso. Scusa, era qui. Cioè, raga, io stavo a guardare lì, eh? Io stavo a guardare lì, ho visto uno correre là dentro. Metti che è quella ragazza, perché io mo non mi ricordo se l'ho vista nello stesso frangente oppure l'ho visto dopo. Metti che è la stessa ragazza, te magari hai messo paura che la stai a mettere sotto. Ma scusa, ma lei in mezzo a così a guardare il vuoto in mezzo alla strada, per te? Una ragazza da sola in mezzo alla strada. Ma che ne sai? Aspetta, magari è stato confusionale. Durante l'11 miglia, perché noi neanche dovevamo scendere. Ecco, infatti.